tra Lesina e Marina di Lesina c'è l'Acqua Fantasy, un parco fantastico dove ci si può divertire in mille modi. Con noi c'è Ilario, capo di quello che è la sicurezza, degli angeli che poi fanno sì che tutto questo rimanga un divertimento. Ovviamente non deve mai succedere nulla, i giochi sono belli, però se sappiamo quanto entusiasmo ci si mette poi quando abbiamo visto tutti si buttano da questi trampolini, questi giochi sull'acqua che sono veramente belli. Ecco, voi qua avete una vastità incredibile di possibilità per divertirsi. Sì, infatti, esatto, questo parco è praticamente un parco tutto completo, c'è di tutto, c'è una piscina per le onde, ci sono delle attrazioni acquatiche, un kamikaze, multipista, i toboga, le trecce, c'è veramente tutto per soddisfare tutta la famiglia. Ecco, abbiamo visto addirittura una zona dedicata al benessere, quindi quasi una spa all'interno dell'Acqua Fantasy, lì è una zona per ritrovare anche un po' il proprio stato psicologico, psicofisico, perché ci si può allenare fisicamente ma anche mentalmente ci si rilassa un po'. E infatti, dopo tutto questo frastuono, divertimento, poi ci sta quest'area, l'isola del benessere, che è un'area dove ci sta l'idromassaggio, una piscina baby, la palestra, dove ci si può stare in ottimo relax. Ecco, da lì poi facciamo un tour e facciamo visitare anche ai nostri amici quello che si trova qua all'Acqua Fantasy, per cui ripercorriamo un po' il giro che abbiamo fatto anche noi con la telecamera. Da lì poi si passa ovviamente alla piscina, quella dove poi succede un po' di tutto con questi bellissimi trampolini. Sono diverse le tipologie. Sì, certo, passiamo da uno scivolo per bambini, piccolissimo, un castello che spruzza l'acqua, poi passiamo ad un multipista che è uno scivolo per tutti, bambini, grandi, per tutta la famiglia. Poi passiamo ad uno scivolo più pericoloso, il kamikaze, il nostro grande kamikaze, e poi ci sono le trecce, che sono questi scivoli chiusi dove l'emozione è davvero grande. Perché non sai mai quando finisce, sei in questo tubo, viaggi, si scendi. Esatto, infatti lì si parte e poi finisce nel buio. Vogliamo tranquillizzare un po' chi non è mai stato in un parco acquatico. Ricordiamo che non è importantissimo ovviamente lo stile di nuoto che si ha, perché qua che conta insomma un po' di acquaticità, non aver paura dell'acqua in faccia, ma poi per il resto non bisogna nuotare, bisogna solo divertirsi. Sì, infatti bisogna stare tranquilli perché ci sono tutti i bagnini nei loro posti, ci sono io, c'è la sicurezza, siamo tutti quanti qui per soddisfare ogni esigenza. Ecco, poi abbiamo visto che c'è questo orario fatidico delle 16:30 dove invece arriva l'onda del mare. Eh sì, è lì il momento delle onde, la piscina onde si infiamma e queste gigante onde vanno così nella piscina e ci si diverte. Poi ci sta l'acqua gym, possono fare balli di gruppo in piscina, c'è la discoteca acquatica. Questo ci ha incuriosito, la discoteca acquatica, ma serale o diurna? No, è diurna, è questa discoteca, questa piattaforma dove c'è l'acqua e dove tu puoi ballare con questi schizzi d'acqua praticamente. Quindi si rimane freschi, non si suda perché l'acqua ti tiene quello stato di freschezza, però si sta ballando come se fosse piena notte in discoteca. Sì, infatti esatto, e questo è tutto il bello, ballare con l'acqua, con questa frescura insomma. Noi certo non stiamo scoprendo oggi quello che sono i divertimenti che offrono i parchi acquatici, però voi ci hanno detto che siete tra i più antichi parchi. Quando avete aperto questo parco acquatico forse eravate tra i primi in Italia a avere l'onda. Esatto, questo è il primo parco acquatico del Gargano, sono più di 20 anni che noi siamo aperti. Infatti qualcuno mi diceva che c'erano le code dall'autostrada per arrivare qua. Esatto, qui appena si è stata aperta questa struttura qui c'erano delle code fino all'autostrada, la gente impazziva per questo posto qua e si sono fatte anche delle manifestazioni importanti come Miss Italia con la location, abbiamo visto, è anche venuto Pippo Baudo qui da noi. Ah, quindi anche Pippo Baudo. Location, sì. Ma perché in effetti la location, abbiamo visto, c'è un'area dedicata poi anche al picnic, uno si può organizzare portandosi da casa quello che desidera mangiare, c'è ovviamente l'area ristorazione. Avete qualcosa di più grande di un Lido che si trova sulla spiaggia? Perché qua sono tantissimi anche gli ombrelloni e l'esdraio a cui ci si può prendere il sole semplicemente. Esatto, si può fare di tutto, relax, ci sono tanti lettini, tanti sdraio, tanti ombrellone, tanti posti per mangiare, sia chi vuole scegliere come praticamente ristorante, sia chi vuole scegliere per i fatti suoi con picnic insomma. E allora noi ringraziamo Ilario per tutto il suo tempo, sappiamo che è importante anche la tua presenza là dove invece si stanno ancora divertendo, perché può sempre succedere qualcosa, bisogna essere sempre su chi va là e la sicurezza si basa molto su quello che è la prevenzione e non l'intervento successivo al danno, quindi voi cercate sempre ovviamente, impedite che avvenga qualcosa. Esatto, noi siamo sempre pronti, siamo sempre vigili e questa cosa. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto qui da noi all'Acqua Fantasy. E noi invitiamo tutti voi a venire a trovare sicuramente Ilario, ma tutto il suo staff, perché qua c'è veramente tutto quello che serve per poter passare una giornata all'insegna dell'acqua, dei giochi sull'acqua e perché no anche del benessere, come abbiamo visto ci sono delle situazioni che permettono anche questo. E noi ringraziamo ancora Ilario, alla prossima, sicuramente noi torniamo.
Grazie, tanti saluti a voi. Ciao. Ciao. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... Barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004, quindi... A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.